Di costruire il mondo ad immagine e somiglianza delle proprie idee. Un concetto confusionario. Semprefai. A metà tra l'umano e il divino. concetto quasi incomprensibile e che ognuno interpreta come vuole. C'è chi voleva consegnare questo mondo alla Luna. C'è chi voleva consegnare queste terre alla maledizione. C'è chi le voleva ancora nella gloria dell'oro e c'è chi invece voleva semplicemente sedere su un trono. Oggi Oggi vedremo qualcosa di diverso. Oggi non vogliamo vedere questo mondo, affatto. Oggi vogliamo solo restituire le sue macerie alle fiamme. Che l'albero bruci. Che sepolcri di bruci. Che li urnia bruci, Kalid, Altus, le vette dei giganti, il cielo perfino. Talvolta ricostruire non è la scelta giusta. Talvolta, prima di rimettere qualcosa in piedi, bisogna deflagrare ciò che la precede. Quindi signori, allacciate le cinture. Fiamma della frenesia. Prenderà il controllo di tutti noi. 3, 2, 1, sigla. Buonasera a tutti, amici video spettatori e in particolar modo con la scena giusta visto che avevo settato quella sbagliata. <ride> Buon pomeriggio barra buonasera, maestro. Mamma mia, ci vorrà un po' prima di risentire la parola maestro. <ride> Perché ci vorrà allora, allora, allora... qualche mese. Sì, um, abbiamo la parentesi genocide. che sarà definirti molto maestro? No. Ok, no, no, no li cioè, li saremo... Non era un affronto il Con... mio, eh? No, no, no. Perché non lo so, so quanto lo so. sei esperto. Però nella Genocide saremo puramente amici. Perché è un'esperienza che sì, va infatti. condivisa. Undertale va condiviso così. Immaginavo. E non vedo l'ora. Ma stasera, sì, stasera abbiamo le ultime chicche e il gran finale. Che tra l'altro, tra l'altro, mentre in ritardissimo, perché sono arrivato a quest'ora, faccio la storia per ricordare che siamo in live. Io. Uh... Ti ricordo, perché è frenetico maestro esatto, come la è fiamma. Tutta frenetica la serata oggi È frenesia pura ma tu non sai quanto e Infatti tu no, non sai quanto Per un semplice motivo Non ti voglio mettere aspettative blind Diciamo Sovrumane rispetto all'opera Perché nonostante Elden Ring sia ciò che è stato Elden Ring non è che questo finale Ti va a cambiare il percorso di gameplay È un finale no, è ma non Però me l'hai nascosto te Quindi nascosto. secondo me c'è qualcosa <ride> esatto. di più se cioè, eh, no che è, cazzo mi fai fare è lì che eh, volevo arrivare la copia, Vai, eh, sul è lì secondo che volevo me, arrivare secondo me c'è una secret scene una roba una roba unica da allora in, in Sekiro esiste una cosa del genere un finale molto segreto okay. estremamente più difficile da ottenere rispetto alla, alla fine della frenesia se escludiamo ovviamente alcune inadeguatezze di game design sulla quest di Yetta eh, che però comunque alla fine, fine è comunque edulcorabile rispetto alla lancia, come giudizio rispetto a 1.000 quei cazzo di mulini di yeah. merda. Scusa, sono molto poco tollerante di quei molini. Uh, doveva semplicemente essere uno step opzionale, ma va bene. Troppo difficile. Uh, però, mamma mia. Però, 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 in Sekiro c'è un finale segretissimo che fa nella sofferenza, sperando che Microsoft adesso con l'acquisizione possa cambiare le cose, ma non ci credo più di tanto, ma la speranza è veramente l'ultima a morire, come appunto la maledizione del drago, ecco, faceva fare una sorta di hint a Sekiro 2, ok? okay adesso... Non credo di capire cosa tu stia dicendo, ma perché come ti ho detto l'ho lasciatissimo. No, tu, è tu stato non, tu non conosci quel rom. finale. Ah, ovviamente. ecco, è perfetto. È ovvio che non lo conosci. Sì, Intendo sì, dire sì. che esiste un finale di Sekiro che faceva... Una sorta di invito a Sekiro 2, ovviamente. Eh, è fra un software, quindi quel Sakiro 2 non sarebbe stato quello che succediva il finale chiaro, come chiaro, la chiaro. Dark Lord Ending non è il finale che ti conduce a Dark Souls 2, non di meno, no? eccetera, 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 Qualcuno... Sto dicendo quindi che potrebbe essere la stessa cosa, che questo che è potrebbe il finale... essere la stessa cosa. Questo è il finale segreto che non dico di un int a Elden Ring 2, ma okay. ti lascia non con il. Oh. È finita ma con un. Mm. <coughs> ok, va bene, è finita. Che è una cosa così. È una cosa. Ti giuro, così. Ti giuro che ho capito. Uh, uh, oh, il gay. però non credo oh, no, che sia Ok, <ride> ok. <ride> Assurdo, questo finale che ti genera questa riflessione. Esatto. <ride> Quindi dicevi un finale che ti apre proprio le porte del sì. sagra, sì. ok. In realtà non c'è tanto che vorrei sapere in più rispetto a quanto non abbiamo già esplorato all'interno dei vari finali e quindi non capisco che cosa la fiamma della frenesia potrebbe aggiungere. Verosimilmente mm -hmm. l'unica cosa che posso ipotizzare sì, è, che è, mi dia... è, il è il momento di farlo. Ok. E che mi dia informazioni aggiuntive sulla volontà superiore, perché l'abbiamo sempre paragonata alla volontà superiore, in quanto ci sono queste tre dita folli, le dita sono il simbolo della volontà superiore in terra, ma sono due sono gli emissari per la precisione. I portavoce, se vogliamo. Coloro che traducono, uh -huh. ok, in movimento i pensieri della volontà superiore e poi questi movimenti vengono tradotti in parole dalle leggi. Uh -huh. Quindi. La fiamma della frenesia esprimendosi attraverso tre folli dita lascia presagire che la divinità creatrice della fiamma della frenesia possa in qualche modo essere uno specchio. Ti ricordi? L'abbiamo fatto più volte. Questo discorso, <ride> ah, sì, eh, lo da so. una parte, ah, ecco... ah, ragazzi! ah che che ragazzi, che c'è? Ragazzi, che c'è? Eh no, non ci ho pensato. Stavo per dire a Mike. Ti devo fare un esempio, ma a metà, e non devo farlo più a metà. Adesso puoi tornare a quella live. Adesso puoi tornare. Ho realizzato solamente adesso Oddio. un paragone uh, un po' mimetizzato, e adesso sì. te lo posso fare esplicito. Per me, volontà superiore e volontà della fiamma della frenesia sono Zekrom e Reshiram. Okay. solo che non te lo potevo dire così è vero ho realizzato adesso cioè non è detto che la volontà superiore debba avere una controparte cattiva ma magari un tempo okay. c'era una sola volontà che poi si è divisa in quella dell'ordine e quella del caos ve lo ricordate? ho fatto esattamente questa riflessione ai tempi e okay. però ovviamente tratta di una speculazione che, boh, mh, è fine a se stessa, non abbiamo attualmente sì, alcuna informazione. è assolutamente fine a se stessa, però non di meno è molto bella. Però e siccome ci sono tre dita e, e due più tre fanno una mano, esatto. potrebbe questa, questa divinità essere E d'altronde, Comunque divisa. le tre dita sono, le dita sono un simbolo emissario della volontà superiore, quindi... Perché un'altra un cosa dovrebbe avere di nuovo le dita. È molto, molto corretto fare una speculazione di questo tipo. Anzi. Certo, eh, c'è da dire che Zekrom e Reshiram sono divisi e, e non è neanche detto che invece siano divise queste due entità. cioè, Per quanto ne sappiamo la volontà superiore è il Dottor Jekyll con Mister Hyde e la sua parte folle è insita nel suo corpo, se possiamo definirlo tale. Quindi ogni tanto la volontà superiore ha la personalità alternativa che si manifesta e le fa dire e fare cose che non hanno senso almeno per la parte buona e la parte ordinata parte ordinata e buona che poi insomma definirla buona è un parolone perché la volontà superiore è una divinità eh, mm -hmm. non voglio dire malvagia no malvagia ma no, che ma... non ha a cuore nulla esatto completamente disinteressata è una divinità spermatica le interessa solamente di creare mondi e basta. Poi, qualunque sia l'esito che quei mondi incontrano, non è rilevante per la volontà superiore, per, superiore. Lei figlia e abbandona. O almeno così si è mostrata ai nostri occhi nel percorso. Del sì, eh, sì, anzi, simbolicamente, letteralmente insemina, mette un uovo, punto, germoglia. Punto, sì, sì. <ride> Ma non pensava infatti. Esatto. Eh, non era una battuta. Eh, <ride> veramente. Cioè, vuole fare dei. Mondi vuole crearli. Eh, vuole piazzare una Elden Beast dentro di loro come timone. Che poi viene affidato a degli avatar. Poi, però, passa al prossimo. Sì. Quindi aggiungo. Ma qui è un discorso tra Saidonia e Sabaku, ok? Sono pronto. Non prenderla come una speculazione. <ride> ok. La divinità e eh, la volontà superiore. Stavo dicendo divinità che ha abbandonato le terre, ma per te è presto. Allora, mm, okay. eh, poi, poi capirai. La volontà superiore per te ha abbandonato The Lands Between durante la disgregazione o ha abbandonato questo mondo dal momento in cui lo ha creato durante la disgregazione secondo te chiaramente dalla disgregazione e ti posso anche dire il perché c'è un dettaglio di lore okay. che ti sta sfuggendo che se te lo rimembro ti di farà dire ah, giusto! C'è un dettaglio che racconta uh, della presenza della volontà superiore prima della disgregazione. Ossia, il fatto della presenza. Della presenza, sì. Eh, o meglio, ne suggerisce un'influenza. Vale a dire il fatto che le dita potessero parlare ancora a sua voce e quindi un contatto esisteva. Vale a dire. Ci che... muovono ancora anche adesso. No, la prima volta, sì. si fermano solo dopo. Eh, ma il fatto è questo: bruci l'albero. <ride> il fatto è questo, la cosa. Um... La cosa affascinante è che le dita non sono in quel momento in contatto con la volontà. Le dita hanno avuto tempo addietro contatto con la volontà e stanno eseguendo un loop di ordine. Ossia, una volta rotto, allora bisogna fare questo, 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 questo e questo. Perché e perché chiaramente... secondo te perché? il loop di ordine non sarà prima? Per, perché la volontà superiore voleva punire i Nox. Giusto. I Nox Giusto. si Giusto. sono terrorizzati. Giusto. Esa... Giusto. Eh, esatto. Giusto. I Nox Giusto. sono scappati dalla volontà superiore, non perché li stesse punendo, ma perché stava arrivando alla botta giusto quindi esisteva, quindi, e, e ricordati una cosa importante, la cosa più cruciale di tutte nei souls, è che l'intro è onnisciente ah, quindi certo. se ti dice that led to the abandonment of the greater will lo ha fatto appunto that led to the abandonment cioè lo ha portato, X ha portato all'abbandono della greater will perché infatti la voce che noi sentiamo non esiste nel gioco. È, no è, certo. È letteralmente colui che sa. È, è Miazaghi. Eh sì, esattamente. Eh, ok, quindi possiamo dire che la volontà superiore insemina i mondi e mantiene un contatto con loro finché obbediscono. Allora, secondo me è lecito. Nel senso che a lei non ha... In, non ha in, a lei non... la volontà superiore non ha cura di come obbediscano, purché obbediscano. Perché obbediscano. Okay, Però se non obbediscono... Cioè, allora gli sforzi valgono fino a un certo punto, perché i Nox vanno puniti. Però poi se anche Lavatar, se anche Marika fa mm -hmm. casino e cerca di rompere l'Elden Ring, non è più interessante, quindi c'è un limite, ha un limite di sopportazione questa volontà superiore, oltre il quale perde di interesse, perché cioè... insomma lo vediamo nell'arena dell'Elden Beast, i mondi che ha creato sono infiniti. <ride> esatto. L'arena dell'Elden Beast è molto interessante, non vedevo l'ora che in Blind la vedessi, perché tutta quella quantità di Alberi d'oro comunque suggeriscono un'ipotesi, perlomeno, magari non una certezza di mondi multipli già inseminati da, ma beh sì, Vai. è comunque onirico. Quindi bene avere la, la lecita volontà di usare un beneficio del dubbio, però sono d'accordo con te e nel essere d'accordo con te ti dico: uh, Marica non è stata punita, è la cosa affascinante. è è che specialmente dopo un anno conviene. Tu so che l'hai chiara, ma non si sa mai le chat, ricordiamolo. No, 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 fai bene, fai bene, ragazzi, okay. la disgregazione non è la rottura della runa della morte. Eh? Attenzione! No, dell'elden ring, De cioè, o, dell o meglio, è, è la rottura dell'elden ring, e quindi la guerra civile per prenderne, esatto, guerra civile. la guerra fratricida per prenderne i pezzi. Marica, che rompe l'elden ring, non ha subito nessuna punizione. È quello importante. Marica con l'anello poteva fare quello che gli pareva, le pareva o gli pareva, seconda dei momenti storici. Però. ehm um, è stato quando poi è stato letteralmente rotto l'ordine del mondo generato dalla volontà superiore che la cosa certo. è andata storta. Se tu dici non importa come usi l'Elden Ring, esatto. perché lo usi. E sì. se lo rompi poi il problema. È esattamente, perché a quel punto... Certo, chiaro. Uh, L'influenza non è più quella della volontà superiore, ma è una sorta di deformazione di ciò che doveva essere, indipendentemente da quale fosse, comunque l'origine dell'ordine del mondo. Secondo me... Uh, in inglese è ancora più chiaro perché il primo trailer disse che l'Elden Ring era stato shattered e lo shattering è la disgregazione quindi è chiaro e lampante che sia la rottura dell'Elden Ring e non altro sì, esattamente. si torna come discorso quello è ancora più chiaro assolutamente sì. però ecco bisogna arrivare un attimo a mm -hmm. capire questa prenesia come si ponga uh, come si pone all'interno della piramide divina di questo mondo narrativo, perché mm, mm. noi abbiamo la volontà superiore che è il dio degli dèi. Tutte le altre divinità, che sono più o meno alla pari con poteri diversi, sì. e poi sta fiamma della frenesia, che, è, come dicevamo, abbiamo sempre detto: o un emulatore, una divinità emulatrice, ma dubito. Mm -hmm. O la cosa più vicina alla volontà superiore, addirittura forse una parte della volontà superiore. Perché guarda. Ti do un input, decidi tu se Vai. smentirlo uh, oppure accoglierlo. La volontà superiore <ride> mm -hmm. è una divinità incredibilmente forte e forse la più potente dell'universo, di questo universo. Sì. Però sono tutti alberi madre quelli che vediamo. È vero. In intendo dire che quelli nell'arena dell'Elden Beast, quindi intendo dire che la volontà superiore non è che si manifesta in modo diverso a seconda dei mondi che crea. E quella si è manifesta sempre molto nello stesso forte. modo. Sì. No? Quindi eh sì. è una divinità potentissima, ma quello è quando crea il Crogiolo, questo si evolverà sempre in un albero madre. Okay? Non è che qui, per come sono andate le cose nel multiverso di Elden Ring, a livello dimensionale, eh, abbiamo avuto un albero, ma di là c'è un'altra cosa. Quindi dimmi se sei d'accordo, mm -hmm. le dita non sono solo qui, anche altrove le dita saranno manifestazione della volontà superiore se l'albero madre come si manifesta il centro del mondo, o meglio, il centro della vita. Io sono abbastanza convinto che se avessimo un binocolo incredibile che ci permettesse di vedere al di là di questo mondo, anche in un altro mondo creato dalla volontà superiore, avremmo delle dita arboree che propagano il suo verbo. Che ne pensi? Sì, in realtà io ho, a causa della mia zachite, il... <ride> Hai la mia zachite? <ride> io conosco i sintomi, quindi... Hey. Uh, conosco il mio pollo quindi c'è un lato di me che sarà sempre molto cauto a quella condivisa da me tra l'altro sinceramente ma non di meno interpretazione dell'arena dell'elden beast okay. ma nonostante la attenta educata preoccupazione per uh, quello che potrebbe poi essere una risposta in un sequel perché conosco i miei polli e ti assicuro okay. che quando comincerai Bloodborne dirai. Ho capito cosa intendi, Mike. Um, pensa, quando oh, comincerai oh. Bloodborne, credimi, è strano. Lo so, è strano, ma believe me, my friend, non posso dirti niente. Um, se quell'interpretazione è corretta, mi trovi perfettamente d'accordo. È vero. Ok, okay certo, sì. certo. Dobbiamo per forza dare per scontato che sia corretta, perché se non è corretta, è sbagliato tutto il resto. Però quindi tu non hai un ragionevole dubbio. Diciamo, dammi una percentuale. Secondo te quanto è affidabile quell'arena? 45. 45% 45% addirittura è più probabile che non lo sia sì, sì. 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 con Miyazaki sì con Miyazaki cazzo, sì perché io penso alle arene dei boss finali Dark Souls e sono tutte puntuali, vabbè a parte Nashandra poverina No, no cioè... allora. allora, il fatto è questo um... quello è l'interno dell'albero madre non proprio, quello è no, certo che non lo è lo spirito è l'ambiente onirico spirituale, cosmico del eh. seme del mondo seme del mondo che è diventato l'albero madre quindi come immagine echeggiante miraggiante eh, a mirror di ciò che è stata l'incarnazione dell'Elden Beast una volta schiantatasi sulla terra di mezzo insomma questa sorta di mondo intermedio allora ti mette quell'eco di alberi intorno. Io lo conosco, Miyazaki. Quindi potrebbe essere così come non potrebbe essere così. Purtroppo Elden Ring, nella puntata finale di Blind, quando abbiamo abbandonato, o comunque in quella poco prima, quando abbiamo abbandonato Farumazula, io ti ho fatto una filippica incazzata come una faina nei confronti del fatto che eravamo rimasti colpiti, felici, io ti ho anche assecondato in questo perché in blindero ugualmente colpito, dalla chiarezza e l'esplicitazione dell della narrazione di Elden Ring in descrizioni che erano comunque di quella filosofia, ma non di meno concrete, pragmatiche e nette, per poi arrivare però a una quantità nella vastità dell'opera di cose che invece rimangono brutalmente, volgarmente in sospeso come la statua dell'Arena di Maliketh. Questa rischia grandi eh, rischia questa arena grandiosamente di finire in quell'insieme. Fermo restando, che io sono convinto come te che ci sarà un sequel perché anche al di là, al di là del cuore, 21 milioni. Però um, il sì, fatto anche è se non ci fosse <ride> stato nel cuore, sarebbe <ride> arrivato lo stesso, Sì. sì. <ride> il di di Bandai di fare ancora. E comunque Bandai è, Bandai è la sequel publisher, comunque, perché Dark Souls è <ride> Esatto, Armored Core. Quindi c'è. Mm. Non è Activision. e non è Activision che si è bruciata, però Activision adesso. Ma, vediamo, vediamo. Io ci spero. Se ho bisogno di Sakiro 2 come, come dell'amore, però. Eh, cazzo, quindi sì, io ti dico 45. Forza, 45. Sì. cioè non è basso, però non è super al 50%. Mi dispiace, <ride> già. C'è un commento interessante che voglio discutere perché è puntuale. Xemna scrive. Il fatto che tutti gli alberi nell'arena dell'Elden Beast siano dorati, come lo spieghiamo? Sappiamo che l'albero madre crogiolico in realtà dovrebbe essere rosso. È per quello che è 45, è un ottimo commento. È, è, do è dorato chiaramente perché è stata tolta la luna della morte. Sì. Però ti faccio allora una contro confutazione. Mm -hmm. è perché è improbabile in un gioco giapponese, che il mondo tenda sempre allo stesso esito? Ah, allora in questo. Allora, allora alla tua frase. Visto anche Dark Souls? Visto anche Dark Souls? Alla tua frase, dico ovviamente hai ragione. Vista la narrazione. Non è mia, eh, non è mia, è di un ragazzo che ha commentato. Quella, oh, del, giappone... intendo... quella del mondo giapponese no, no quella... no, quella giapponese è mia. No, ecco, quella tua frase giapponese, ti dico sì. Sono d'accordo con te al 100%. È una lecita obiezione. Ma se mi costruisci l'intera narrazione di Elden Ring sullo scatto di Marika Puta merda, se mi mandi l'ecosistema dei tuoi mondi inseminati dal, di, di, divinamente a tutti, tolgo la luna della morte. Vaffanculo. Cioè non ti credo più. È un po' troppo al lupo al lupo. Non credo sia possibile. È vero, mm. si torna allo stesso tipo di, di, di egemonia, ma non con l'albero dorato, va arriva. A fottersi. Sì, alla fine non funziona. Dice bene, ma non diversi. necessariamente per la vita eterna. E es esatto. Anche la rimozione della morte: anche Dark Souls, anche Dark Souls, comunque, cambia a modo suo con linciampo strano del 2 le regole, perché prima c'è il meccanismo di sacrificio della non morte costantemente alimentato dal piano di Gwyn di coltivazione degli esseri umani. In Dark Souls 2 c'è una cosa diversa, ci sono i campioni dei non morti i quali decidono con la loro volontà di usare il fuoco, protetto. non di accenderlo spegnerlo e c'è questa cosa di maledizione del desiderio. In Dark Souls 3 i non morti non possono nemmeno più farla questa cosa, perché, perché... sono anche in Certo, sono, anche non Kindle, sono spenti non ce la fanno più e quindi ci sono i vecchi che vanno però incavolati a fare qualcosa che poi decidono di non fare in realtà il cambiamento c'è anche lì si finisce sempre con la convergenza è vero e quindi mi immagino la stessa è cosa nel sì. Ring. interessante in, in verità questo commento sugli alberi dorati mi fa un po' scendere la eh eh eh. Ricostruzione del multiverso, inseminato quantomeno da alberi. Sì. Perché il punto della mia speculazione era proprio dare alla volontà superiore degli avatar sempre uguali in qualunque mondo lei operasse. Perché solo così avere tre dita folli rende queste tre dita legate, grazie del raid, legate alle fattezze della divinità degli dei. Magari il finale mi darà comunque risposte al riguardo su un eventuale legame o meno della fiamma della frenesia o meglio della divinità della fiamma della frenesia con la volontà superiore. Anix <ride> Yelu, vero? Scusa? Yelug Ye Anix. Yelug Anix, ecco sì. Cosa ci manca? In realtà questo è il finale... Ora che ci penso, questo è il finale Melina. Questo è il finale in cui Melina sopravvive, quindi sì. Eh, appunto, è il finale Melina. Perché in ogni altro finale, Melina si ferma prima di noi, si brucia. Però è anche vera una cosa importante. Invece qui ci dovremmo bruciare noi? In teoria ti devi bruciare tu. Uh, ah, questo, aveva detto, questo aveva detto Shabriri, sì. Esatto, guarda, ti dico una cosa, è un po' da brivido perché mette a dispiacere, ma è vero. E che, che cosa? E lo, lo faccio il boss finale, chi lo sa? Forse no? <ride> Vedremo. Allora, guarda, il... È mai esistito, scusami se ti interrompo, in Sekiro, un finale... In Sekiro, Solo okay. in Sekiro. C'è un Sekiro... finale pre-boss finale, perché sì. per dire Shimegami Tensei ce l'ha sempre, sistematicamente. Sekiro. Sekiro ce l'ha. Sekiro... Uh, io ho quasi rischiato di farlo in blind, mi sarei, uh, mi sarei evirato. Uh... No... <ride> Però um, c'è un finale in Sekiro, bellissimo, non come finale, finale spirituale, abbastanza interessante, ma è bello che ti sblocca Sempre un percorso fai. di gioco diverso, okay. molto improvviso, eh, che puoi finire um, prima di metà gioco. Quindi è figo. Elden Ring potrebbe richiamare quella cosa, sono stati sviluppati contemporaneamente, ma quello che volevo dirti io è che è vero, è il finale Melina, perché Melina viene salvata dal tuo gesto, ma non di meno, ma non di meno. Non soltanto lei ti implora di non fare quella decisione. Ma te ne implora per quello che tu stesso hai intuito. Con Akume nell'introduzione: cioè, si sta parlando di bruciare il mondo. Quindi sarà anche, il finale, sarà anche il finale Melina. A Melina non brucia la fornace, brucia dopo. Brucia <ride> cioè, dopo, è, perché la vita viene cancellata. Ti ricordo una cosa importante. Non è soltanto il finale che ti ho trattenuto, è il dialogo più importante dell'ore del mondo. Ti ricordi? C'è un, un dialogo che tu non hai sentito che è il più importante di tutto Elden Ring. Quindi, è serata oggi. Va bene. Allora. Io devo per caso attivarmi le cheat, le robe, no? Ah, sì. Eh, ah, sì. Okay. Allora, ti dico una cosa. Hai ancora il file cheat engine che ti diedi? che, che Sì, ho tutto. Allora... Ho tutto. Per lo zip? No, 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 lo zip è andata. Abbiamo vissuto quell'esperienza. E se no posso accedere alla partita? Accedi alla partita, assolutamente. Okay. Accedi alla partita, assolutamente. It is time, guys. Allora. Ok, io sono nel mare di merda in cui muore, anzi in cui sboccia in questo caso. Sì, ma allora a questo punto uh, PC Gaming, cheat engine, la table... A cui ti ricordo devi fare no? Attack attach elden ring dot Cioè ti ricordi? Aspetta, aspetta, sì, sì, ora faccio tutto. Aspetta. Eh. Devi fare. vedono lo schermo nero. Ok, Via ok. Piano, sì, 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 sì. Allora, aspetta, il mouse giusto. Devo usare. Via questo. Ok, cartella. Download. Semplicemente elden ring all in one. Questo qua si engine elden ring only in one. Sì. Engine, sì, ring, only one. Poi. Eh, eh, lente di ingrandimento, Elden Ring Open. No, attach debugger, no. Cosa devo fare? Open, no. Atta Allora, devi fare con la l'iconcina della lente di ingrandimento, clicchi, hai tutti i processi eh. di computer, vai su Elden Ring, eh. fai ok, attach poi fai enable sotto. Perfetto, perfetto. Allora, aspetta, eh. Mm -hmm. Aspetta, aspetta che non ci sono attach debuggers. No. Open the process. Non sta openando un cazzo, aspetta, eh, forse ho sbagliato qualcosa. Chiudo e riapro. Una volta che pigio la lente di ingrandimento... Ti appaiono i processi del PC. Mi appaiono... ok, perfetto. Devo fare open. Su Elden Ring. Ok, ok, perfetto. O doppio click. Fatto, fatto, fatto. Ok, adesso Ora, enable. enable dovrebbe aprirsi un botto sì. di roba. Ora dovrebbe essere, lo... guarda, puoi smanettare facilmente nelle varie caselle, dovrebbe okay. essere eh, su Scripts Progression, fammi vedere se ti faccio capire. Hello, fare. Progression, sì. Ok, Show All Graces, clicca Show All Graces, fatto. Ok, adesso puoi chiudere tutto, tranne il gioco. <ride> ok, fantastico. Adesso ah, quindi è il cheat dei cheat questo. È, sì, è un cheat di mondo aperto. Mettiamola così. Ok, ok, ci sono. Adesso visto rifate questo, mi piace creare varietà in queste dirette. Quindi ci siamo divertiti come coglioni e come creativi a mostrarti prima in maniera molto, molto più seria, molto, molto più interessante per l'amor del codice di gioco, per l'amor del meta, per l'amor di ciò che è il videogiocare una volta che si è adulti. Perché ricordiamoci anche che da piccoli certi strumenti, uno non esistevano, ma al di là di questo non erano neanche accessibili. Quindi ho mm -hmm. voluto farti arrivare piano piano a questa introduzione passionale e creativa del poter giocare col gioco. Quello che erano un tempo i trucchi limitati però alla scelta degli sviluppatori, qua è diventato il. Posso volare e guardarmi la mappa dall'alto. Posso okay. vedere cosa carica prima, Sempre cosa pari. carica dopo. Posso andare davanti ai volti, salvo il differing fastidioso, ma che si può disabilitare con Chitengy anche quello, per fare le macro sui personaggi. Fermare certo. il tempo, rallentarlo. Ti ho fatto giocare. Adesso basta. Non ti faccio volare in mezzo alle fogne caricando la mappa di Elden Ring. Adesso. Mood è diverso. È il finale. Basta. Adesso hai sbloccato tutte le grazie. Apri la mappa e... Okay, vado nella, a Malenia. Nella zona... Nella zona... In realtà ho scoperto che chiudere tutto non funziona, vabbè. Ok, um, okay. forse ci si deve sedere giustamente. Comunque, no, Malenia no. Vai nella zona nord-est di Leyndal, okay. nella famosa proscrizione della fiamma della Frenesia proscrizione della fiamma... Ok, vediamo. Nord-est, mai detto. Sì, di Lendel, che è oltre la città comunque. È la, è, è... è la grazia più a nord-est di Lendel. È però nord-est... Baluardo orientale della capitale. Allora, no, fammi vedere, fammi vedere. Baluardo... Ok, trovata trovata. Perfetto, bravissimo. Dovresti, se le queste si sono sincronizzate correttamente con le nostre vecchie partite, trovare Ieta davanti a te. O se, se mi trovarlo. Sì. Davanti. Sì, c'è ietta calda a 10 metri da me. Perfetto. A calda questo di a presi, questo ovviamente. punto bel volume carico, stavolta non si scappa. Stavolta si gode davvero l'esperienza di Kefley. Ti faccio abbracciare. Sì, ma prima parlale. Va bene. Parliamole. So you're here well, you? I realized as we've talked, I'll be a maiden and a lord. go to the door ahead after divesting yourself of your possessions it will surely open and the three fingers will welcome you may the flame of chaos find purchase within you ok mi spoglio facciamolo ti spogli e vai Anche, anche le armi non no, devo avere. No, non serve, non serve. Ah, no, vabbè, ormai l'ho tolto. Vai pure. Eh, però sono nudo, ma non. Devi aprire la porta. Il volume è bassissimo, lol. Devi interagire con la porta, eh. Ragazzi, sentite il volume basso, lol. <ride> Un attimo, solo. Mm -hmm. Io lo sento buono. Ah, uh, allora aspetta. Ok, no. Non succede niente. Ah, oh, no, non è vero, non è vero. Maestro, mi dispiace, non ho avuto il le Leggermente basso, ma non dall'olio. Che bello qua venuto Bell'uomo. Anche il fatto che perda particelle auree oltre fuori. che fuoco, secondo me. rende possibile legare. Mm. la fiamma della frenesia alla volontà superiore. Mm. Ho tutto infiammeggiato ragazzi. Ma Mi rimane per sempre questa cicatrice? Per sempre. Che figata. Sì. Guardati gli occhi anche. Eh, io non l'ho mai vista perché ce l'avevi tu. Esatto. Me la un po' vedere. Aspetta, fammi godere questo momento. Vai, vai. Punti la luce. Vai, vai. Gli occhi sono completamente. Sai cosa sembra? Mm -hmm. Sembra che stia già vedendo <ride> la bruciatura del mondo. se vedi non so se ti sei fatto abbracciare anche tu adesso sì. se guardi da vicino gli occhi io sono riuscito a mettere la camera molto molto vicina alla mm -hmm. faccia di Pav sembra un incendio che si propaga assolutamente sì that's the point sembra che lui stia già vedendo la fine del mondo poi abbiamo Cicatrice 1, 2, 3. Vabbè, in realtà questa è gigantesca sono stato marchiato. E sono felice di questo. Sono bene, è stato mi marchiato. Rivesto. Va bene. Per il finale, ragazzi. Ah, però aspetta, no, non tornerà mai più la stessa build perché ho 75 Fede. Vabbè, che me ne frega. Ho una spada che scala su Fede. Ah, ma tranquillo, la Fede era soltanto per l'esperimento di Rykard, Puoi cambiare build quando vuoi adesso. No, 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 no. no. Il ti... ti... denbiste la... assorbe il sacro. <emanet spirituality> <s1> sì, 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 sì. Tutto. Allora aspetta, fammi rimettere... No, no, per carità. Cinqu Dove cazzo è la... Sega corvina. Non la trovo più. Eccola. Ok. Stiamo alla gran allora, vuoto. Ok, dimmi, dimmi. Torniamo, torniamo ai pav originali. Che cazzo. Eh, potenza d'attacco? Ah, dove cazzo è la spadona grossa? Eccola! Non avevo questa? Sì, dai, è questo il mio. Il mio set, no? Ebbene, non importa, lui giustamente ora non ci riesce, ma... Va bene. Vado un attimo agli urni e torno. Ah no, prima devo parlare dopo, con Yeta. Dopo, dopo, una cosa alla volta. Allora, non parlare con Yeta adesso, fermo. You have the flame. Sei fermo? Sono fermo immobile, mi sto you guardando il pisellino. Siediti, Grazie. Okay. Vado And molto lentamente perché She mi sono messo il set originale. I will kill alza il volume. you. The war at night follows day. Such it is oddio, my duty. For allowing you strength of runes. Goodbye, my companion. Goodbye, Torrent. Mi chiedo. U di Certo. Ti prego dimmi che il boss finale è Melina qua <ride> dai, dai 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 From Software dai Sarebbe dai, bellissimo, dai, cazzo. dai, io divento il lord della frenesia, <ride> vado a bruciarmi e Melina si ferma e ti fa Ordrast! <ride> esatto, <ride> Comunque, bellissimo, è così ti... arrabbiata che è tranquilla. E, sì, ma il fatto che la cosa bella è che parla proprio di ucciderti. No, cazzo. no, no, ed è anche sicura di scoparci, quindi... Sì, cioè, sì, sì, sì. Guarda, io ti ho accompagnato fin qui, ma visto che sei un coglione, ti irriro. <ride> Peccato, ma... Prendi la chat, sì, ragazzi, a meno che il maestro mi dica di non farlo. No, 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 non è possibile che qua cioè Tolgo tutto? Non, non devi togliere assolutamente, non preoccuparti. Libere. Ah, ok. No, no non, è... non, ha, non hanno motivo di toglierti una piccola gioia. Allora. Ma... Um... <ride> teoria. <ride> In teoria, no. Allora. Adesso adesso. Prima del grande dialogo perché è Ietta che ti fa la grande linea di dialogo ok ti mando un link tu adesso io tolgo il volume a Elden Ring così non si sovrasta ti mando il link di un video che devo far vedere anche ai ragazzi anche ai ragazzi o meglio non, troppo, non, non lo vediamo tutto vediamo un po' non è perché non è necessario vederlo tutto ma ecco qua lo mando su Discord, ti do okay. il minutaggio e facciamo 3-2-1 perché in realtà ti avevo già introdotto tutto. Uh, una allora, allora, Elden Ring. Long story short, perché è stata già ripetuta questa cosa, è stato messo sul mercato quella la review copy che abbiamo avuto, Non te lo sto a dire com'era nel giorno del lancio. Ha avuto una patch day one, ma già la patch day one non già mai io, nonostante la patch day one un quarto del quest non finiva. Mancavano okay. step completi di quest, si interrompevano. Perché si mi sa che sono arrivati lunghi, ma in maniera comunque arguta, giapponesamente non hanno detto niente oh. a nessuno. Ovviamente. Ecco, detto questo, detto questo c'è comunque grosso cat content, ma grosso, 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 grosso. Ti ricordo, per esempio, questa è una cosa che non puoi ricordare a memoria, adesso che te la dico forse avrai un barlume di eco in testa. Durante il New Game Plus ti parlai del fatto che Yura, il samurai che combatte contro Leonora, che vuole distruggere i deti sanguigni, eccetera, 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 le dita del sangue, insomma, di Mog e così via, non soltanto aveva una quest che interagiva con Varret, proprio perché dovrebbero essere antagonisti l'uno con l'altro, giusto per dire, no? Ma aveva, tra l'altro, dei dialoghi giunti a un certo punto in cui avrebbe cominciato a raccontarti del fatto che sentiva delle voci... Quelle sì, voci palesemente Shabridi, che stava per dire perché poi lo possiede esattamente. Purtroppo queste cose, for fucking reasons, perché non trovo motivo, non sono state inserite infine nel gioco, anche perché ci sono dialoghi doppiati eh, di questa roba. Non tutti, però ci sono anche doppiaggi. Quindi inspiegabilmente non ci sono. Al punto, che io, durante il mio game plus che ho fatto io con i ragazzi, ho sempre avuto questo sentore del odio quello che accadde. Nel 2015 lo detesto, li odio tutti. Però un Scholar of the First 3 Edition di Elden Ring io lo farei. Perché comunque buttarci dentro il cat content cambierebbe tanto. Secondo te cose. non possono con il DLC fare un'aggiunta di cose anche nel gioco base? Eh, sì, ma è anti. Ma from Software Piuttosto penso che si spari nelle palle. Ok, ok, ok. È proprio una cosa che sì, logicamente, ma non lo A faranno. Avrebbe senso. È okay, una okay. missione che non faranno mai. Oppure magari hanno scelto di non mettere quei contenuti per una ragione molto importante, che però non condivido, qualunque essa sia. Anche perché la quest di Calais e dei mercanti nomadi, che nomadi non sono, ma che dovevano essere nomadi, <ride> e ci sono i codici Sei. di gioco dei loro pattern nomadi, va bene, è... Uh, incredibilmente bella su cosa pregna di contenuto ma soprattutto di emozione ed è finita praticamente finita tanto che ti ricordo questa è una cosa che vivesti porca miseria praticamente a gennaio anche perché Mike i uh -huh. mercanti sono lassù ti ricordi? eh sì appunto, La adesso, eccoci, eccoci e eh, adesso ci arriviamo non soltanto a gennaio 2022 tu vivesti quel dialogo ma io stesso in blind eh, nel 2021 dissi ah oh, beh questa cosa avrà delle conseguenze importanti <ride> no, ossia, Kalei che ti dice: Uè, cico, tutto bello e tranquillo, torcici un capello e tutti li veniamo dietro. Ti ammazziamo. Okay. Noi non perdoniamo i traditori, non è vero. Anzi, ucciderli è un vantaggio di gameplay. Uh, questo perché in realtà, figata atomica, Elden Ring avrebbe dovuto avere loro come hive mind, cioè ne ammazzi uno e ti agrano tutti, ora. Mi rendo conto che vuoi togliere una cosa del genere. Ammazzi il mercante e ti togli un terzo del gameplay del gioco. Però, oltre al sintomatico sono cazzi tuoi dei Souls, che secondo me demon Souls avrebbe mantenuto al 100%. Uh, è un gran peccato che non abbiano lasciato neanche un sentore di questo. Vale a dire un dialogo che ti fa capire che loro sanno che hai ucciso uno di loro. Che ti okay. aumentano i prezzi, ma trova il modo. Ed è un gran, 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 gran peccato. Uh, ora. Questo si è perso. Ma si è persa anche quella cosa che stai per vedere, ossia il fatto che il desiderio di Calais, che tra l'altro continua a dire ancora oggi nella 1.9 no, quello che è il gioco, 1.4 che è il gioco, ossia il ah, devo trovarla. Ah, non la troverò mai. Sì, la troverò. La ma, lo, lo uccidi e fai. No, non riuscirò mai a trovare. Eh. Ecco, quello che lui cercava era la grande carovana. Qual è la grande carovana? L'hai detto tu. È quella là sopra, my friend. Ah, ok. Sì, certo. La grande carovana la si trova purtroppo rinchiusa a causa di Shabrieri all'Endel nelle rovine, delle paludi, delle, delle fogne di, della capitale, quindi una cosa tremenda. Tutti impazziti della frenesia, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tu, nella quest iata aiuti Kale a raggiungere questo luogo. Come okay. aiuti, Ietta, Ok? E forse l'avranno rimossa perché hanno detto: o teniamo l'una o teniamo l'altra. Io non sono d'accordo, ma va bene. Il mondo è il loro e lo sviluppo è il loro. Chissà che è successo. Quindi che cosa accade? Che tu vai qua, non giudichiamo, non giudichiamo. Però cosa succede se fai questo e poi ti ritrovi dinanzi a una situazione nella quale Kale vede quello che vede e ti ritiene. Parte di tutto questo è che tu potresti diventare Lord. Il Lord della fiamma. certo. Adesso apri il video che ti ho mandato. All'inizio vedo che ci sono tanti capitoli. Ma vai al capitolo che comincia a. Vediamo un po'. a 12 minuti. A 12. While minuti. we know Kale goes to Praticamente. Browns, sì, ma alla fine di, que la fine di quel capitolo. Okay. Perché A 12 minuti. Ok, quindi his next location is best guessed based off bla bla bla. Esattamente. A quel punto un bel volume... Barzotto e... No, aspetta però, per il volume Barzotto dobbiamo fare una cosa. Ok. Devo togliere quello del ringo. Eh sì, esatto, esatto, esatto. Aspetta, eh? E renditi conto che questa cosa nel gioco non c'è. E ti invito a concentrarti anche emotivamente sul doppiaggio, perché... ah, Ci mancherebbe. Eh però ho sbagliato tutto. coglione doppio coglione triplo coglione <ride> 3 2 1 vado là uh, eccolo you is it uh. did you see what they did to my ancestors the whole clan buried alive sick madans husks of themselves you heard their moans they're hardly human anymore they think we worship the three fingers that we called the maddening sickness down upon them well if that's what they expect from us then that's what they shall get from us <laughs> the world of grace and its people should have been content to see us sink between the cracks but to have intruded upon our solace having broken us upon their whims I'll never forgive any of you. I'm sorry, but we won't be trading any longer. And I think it's time we parted ways. Guided by grace, you seek to become Elden Lord. I don't want anything to do with you, Tarnished Lot, anymore. I should apologize to you. It's my fault that we stumbled into this mess. Comprensibile perché con tutto pronto, persino ambientalmente, abbiano tolto sta cosa. Non lo capisco. Ora allora, salta pure la cazzin con lo scroller. Ok, e prima. vado a no, no, a 15:25. Così siamo sicuri. Non ti ho dato il 3-2-1, scusami. Tranquillo, vai, so... vai, vai, vai. Ok, ok, goditela, vado. Goditi, goditi il 3. Aspetta. Cosa è? Quella scarica. Hai ereditato la fiamma della frenesia. Oh, è it. Sono contento. È quello che ho bisogno per sciogliere le maledizioni, la sofferenza e il disperazione. E l'ordine intero. La fiamma gialla del testo bellissimo in tutto questo, ma ne parliamo quando è finito. Ah, three fingers. Throw wide the door, please. Bestow unto me the yellow flame of chaos, a frenzied flame to melt away the curses, suffering, and despair, and the order entire. May chaos take the world. May chaos take the world. lui viene marchiato I was not home, non ce la fa muore non resiste non, non la regge the abyss, tell the one. Senso, se no non avrebbe piacere eh. e questa roba l'hanno data a Yetta, poi Lord. Mm. è diversissimo See anche there? come yeah. intenzione, eh. come definizione eh, ragazzi non si sgretola perché non c'è l'animazione ovviamente esatto solo il dialogo, lo dicevo anche prima nel video che la location di Calais è ipotizzata dal creatore del video sì. basandosi sul contenuto del dialogo esatto, è completamente creativo e infatti, cioè sei Kiro Dubi, grandissimo, grazie, Ma e... Fra. Ma che cazzo! Cioè, e questa canzone è quella veniva che veniva riprodotta. E chi lo sa. Però, questa c'è nel gioco. Viene riprodotta ecco, anche Ecco, c'è nel gioco, ma non l'abbiamo sentita noi, o sì. No, non è sentita. quella che suonano. Sì, l'abbiamo sentita, ma manca comunque di contesto perché c'è cioè, meno ciccia dietro. Dicevo, il sottotesto bello, posso fermare il video? Vai. Il sottotesto bello di questa cosa, di questa quest che manca al gioco concluso, al gioco poi definitivo che è andato sul mercato, è che gli oppressi non necessariamente vogliono partecipare alla guerra di potere. Perché Elden Ring è... La storia di una guerra di potere molto molto grande, con molti protagonisti, alcuni dei quali erano effettivamente tra gli oppressi. Voglio dire, tra i tanti pensiamo a Ranni. Ranni era oppressa in tanti modi diversi. Sì. Ok? Per tanti motivi differenti. E quindi sogna un nuovo ordine mondiale, un'anarchia, lei la definisce, anche se poi anarchia di fatto non è. Però gli oppressi possono anche fare qualcos'altro. Possono anche solo come nel caso di Calais desiderare la fine di tutto. Sì. Ed è quello che ti dice fin dal primo dialogo. Se ci hanno dovuto discriminare, addossandoci la colpa dell'arrivo della fiamma della frenesia, fanculo. Adesso lo facciamo davvero. Esatto. Cioè sono le azioni di Marika che portano non solo ad un Game of Thrones, per citare uno degli autori sì. di questo gioco, ma anche a qualcuno che vuole semplicemente vedere tutto finire. È un peccato che non ci sia. Perché manca. Cioè, forse l'unico è il mangiammerda che ha un po' un ruolo simile. Sì. Però il mangiammerda è macchiato di una sfumatura importante di follia. Se sì. invece qui non è presente. Esatto. E questa è fiamma della frenesia. Però non è così folle. Il pensiero di andatevene tutti a fanculo. Contando che appunto tu arrivi qui dopo questa discesa che ti fa respirare la morte, l'umiliazione che tutti questi mercanti hanno dovuto subire e ti aggiungo un altro dettaglio. Sono coloro che ti vendono gli strumenti utili per andare avanti nel gioco. Sì. Quindi c'era anche una potenza superiore metanarrativa. Il giocatore vede i mercanti oppressi, proprio coloro che in fin dei conti lo aiutano ad avere una spada più potente, sì. una magia con la quale hanno ucciso questo o l'altro boss. Gran esatto. peccato, forse il cat content che mi hai fatto vedere di Elden Ring più pesante, ma non tanto perché è pronto, ok? Sì, Quello sì. lo rende solo incomprensibile. Ma perché è proprio un tassello del puzzle che rivedendolo adesso aveva senso ci fosse. Ma ah, poi è anche uno dei picchi di doppiaggio di tutta l'opera, cioè lui che gioca alla fine è incredibile. E niente. Non si spiega in realtà, ma il dialogo che stai per sentire spiega parecchio. Vado. È il momento di parlare, Aietta. Con i miei tempi perché peso 200 kg. Arrivo, raga. Riesco anche a rollare. Fa questo invece di rollare. Si <ride> caga addosso. Bene, andiamo 3 2 1, ah. oh. Cambia azione. Parla. Posso prima parlarle? Prima di toccarla e darle fuoco? Parla? Sì, sì. Oh. ok, no niente. Dice sempre la stessa cosa, lei vuole che la renda la mia vergine bruciandola, però non può essere una bruciatura pari a quella di Melina. Posso toccarla? Ed è una fiamma molto diversa, soprattutto. Sì. Eh, sì, non è quella dei giganti. Eh, oddio Che schifo oh, La sola immagine mi fa venire i brividi Madonna, sì Ah! Già Penso che gli occhi squagliati Madonna mia Siano tra le immagini più <ride> terrificanti Sì che si possono evocare in un essere umano. Ok, le parlo ancora. Thank you. Thank you. The of the Allow me to divine them. All that there is came from the one great. Then came e fractions, si and births, and souls. But the greater will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed must be returned. Melt it all away with the yellow chaos flame until all is one again. Bro, ma ah. che cazzo vuol dire che questo dialogo è solo in un finale? <ride> allora, allora. Questo... È il dio dalle mille mani di, di, questo, di questo mondo. Sì, allora, uno. Tu considera che sulla rete c'è ancora gente che ferocemente dice che è sciocco pensare alla volontà superiore come il dio degli dei, ma soltanto è un'altra divinità esterna che è uguale alle altre e vuole vincere la politica mettendo i semini nel gioco del trono 2. Allora. Magari non hanno letto questo dialogo. Eh, secondo me l'hanno fatto. Allora, in giapponese è ancora più chiaro. Perché in realtà è. Evidente, si capisce anche così una volta che abbiamo fatto una copran semi-vet. Ma se sei blind può essere fraintendibile immaginare che ci sia un, un errore sconosciuto. Invece, no. L'errore è aver fatto la prima cosa. Ossia, in giapponese dice: Tutto è stato separato da un unico grande insieme. Separato con nascite yeah. e anime. Yeah. Questo fu un errore della grande volontà. Perché dice. Se tu crei la vita, se tu crei il mondo dall'uno, dal, dal Big Bang, crei anche le cose brutte. E quindi la frenesia dice: no, sciogliamo tutto nel fuoco del caos e facciamolo tornare il nulla di prima. Concordi a questo punto che è la divinità, perdonami, la volontà superiore a creare almeno indirettamente le sì. altre divinità? Ah, sì, sì certo! Ovviamente se cioè lei prende il concetto di Dio, lo sta, lo stacca dall'uno, sì. e poi questo staccato dall'uno, questo concetto di divinità si autosepara, è la stessa cosa di, della cosmogonia Pokémon, È la base si di, per... sì, è esatto, è quello che ho detto in, prima. La divinità del sangue, praticamente la volontà superiore è questo demiurgo che ha davanti un enorme gomitolo. Sì che sarebbe dovuto rimanere tale secondo chi segue la fiamma della frenesia. Mm -hmm. Ma la volontà superiore, che vuole giocare e <ride> vuole essere venerata, perché quello è il punto secondo me, comincia a sgrovigliare. Quindi comincia a... Vogliamo fare la citazione? A creare la diversità. Mm -hmm. Quindi esatto. separando la, la, nasce la, la vita esatto, la morte. Sì, solo che qui... Allora, la prima fiamma in Dark Souls è un evento che accade, punto. Punto, sì. Invece qui, qui... È un atto volitivo sì. visto come errore dai signori della frenesia. Però la volontà superiore, che poi in realtà, ecco perché si chiama volontà superiore, esatto. è la volontà di sgrovigliare l'uno. Sì. Per questo lei si autodefinisce volontà superiore, perché la volontà in realtà autoimpartita da sé. Del mondo di esistere e diventa immediatamente ovvio per questo certe speculazioni insistenti oggi ancora mi turbano. Diventa immediatamente ovvio il perché a lei della politica, del cosa come usi, di come usi l'anello, eccetera, non gliene frega niente. Perché la, eh, eh, qualunque cosa tu faccia è roba sua. Però fermo, allora c'è bisogno di finire il gioco. Se esiste una fiamma che è in grado di ricomporre l'uno. la divinità che le corris... per fare filosofia, ok? Sì. Va bene? Seguimi. Perché mm -hmm. questa è... Questa ovviamente... Quando si parla del nulla come in Pokémon questo è il campo mio. Allora. <ride> <ride> allora. La volontà superiore è la divinità unica. Non esiste un'altra. Non c'è una sorella. Ok? Mm -hmm. Perché... Ietta parla chiaro, e secondo me dobbiamo prendere per buono quello che dice. Anche perché lo ha visto. Noi, dandole la fiamma, abbiamo aperto la porta della verità. Di Fullmetal Metal Alchemist. Lei l'ha visto adesso. Ha visto tutto. Sì. Ok? N non sta mentendo, non può, men non può sbagliarsi. Mm -hmm. Le abbiamo bruciato gli occhi per sbloccarle una vista quadridimensionale. Mm -hmm. Quindi, non può mentire. Quindi, la volontà superiore crea il mondo sgrovigliando l'uno nel farlo genera anche la divinità che a quell'uno vuole tornare non è una volontà superiore non è una divinità che ha il suo livello ma è un sentimento che non potrà non esserci perché quell'uno era tutto eh, e in esatto. questo tutto ci deve essere anche lo spirito di autoconservazione eh, il, il caos fa parte del mondo quindi sì, però non è solo caos. No, esatto. È proprio la volontà superiore. Io non la sto interpretando come parte di questo uno. Eh, eh no, non lo è. Il... Rispondevo alla chat. Non è parte di questo uno perché la volontà superiore commette un errore: esatto. quella di voler separare l'uno. Mm -hmm. Quindi, altrimenti, come fa da dentro l'uno a fare esatto. questa separazione? Quindi, la fiamma della frenesia. Non la possiamo secondo me interpretare come un'altra divinità eh, pari alla volontà superiore, ma come la forza di questo mondo, la voglia di questo mondo di ritornare all'unità in un certo senso apatica. Perché non c'è dolore, non c'è gioia, c'è felicità, ma non c'è neanche tristezza. E bla 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 bla. No, aspetta, allora come fa l'uno ad essere uno? Eh no, è, è quello il punto: l'uno è uno. La volontà superiore è superiore. Sì, allora è il dio. Se la volontà ragazzi. superiore può sgrovigliare, mm. ok? Sì. Per e forza di fa, cose, non fa deve parte essere. del groviglio. Esatto, no, non fa parte del groviglio perché sennò ci dovrebbe essere la volontà superiore che è talmente forte da autosgrovigliarsi e poi sgrovigliare tutto il resto. Però eh, è poi anche poco affine appunto alla visione giapponese della vita e della religione. Quindi no, la volontà superiore, se vogliamo, secondo Ietta e chi segue i suoi precetti, doveva essere una guardiana di questo uno. Doveva guardare, contemplare questo uno, coccolarlo alla sera, rimboccargli le coperte. Ma la volontà superiore vuole di più, vuole ordinare le cose. E mi piace... Fubus, il concetto stesso di volontà, probabilmente è rappresentato. E allora guarda, chiudo il cerchio: il concetto stesso di volontà è rappresentato dalla volontà superiore, ok? E allora la fiamma della frenesia è non volere. È la non volontà inferiore. È la non volontà superiore, anzi, la fiamma vuole far ritornare tutto quanto al principio. In un principio nel quale volere in realtà non è neanche rilevante. Che cosa vuoi volere? Non, non c'è niente. È il creatore assoluto esterno al mondo. Beh, ma di cristianità, ragazzi, ce n'è tanta. In mm. Forse Minchia, mai eh, è, è il gioco più, eh sì. eh, sì, ed eh, è ragazzi. subito Schopenhauer, la nolontà. Mi piace. Tu, che, che, che interpretazione dai alla fiamma la, della alla, alla fiamma, la tua stessa interpretazione, alla divinità della fiamma della finesia, allora. Allora, l'interpretazione che ti do è la stessa, ma con un particolare che aggiungo. Ossia, comunque, l'hai detto anche tu, io lo sottolineo con più forza, perché secondo me deve essere assolutamente evidenziato. Vuole ma non può. Cioè, se anche noi facciamo questo finale, non potrà annullare l'universo. Semplicemente lo renderà orrendo, senza vita e caotico, in un'onda d'urto di morte e deflagrazione. Ma da quindi qui si a... sbaglia secondo te, Ietta? Non possiamo tornare a lui? No, non si può. Secondo me. No, no secondo me è impossibile. Non, è, non si può, non si può. Non si può. Però Yetta lo dice con un... abbastanza convinzione, sì, per te è follia? Eh, sì, ma Yetta è comunque... ha comunque gli occhi della frenesia, cioè, nel senso, è, c... è, come... è come un terrapiattista, cioè, comunque sì, ok, però lo dico io, eh, sì, sì, bello, Puoi fa... ma cioè, sono sicuro che ce la faccio. Mm, non lo so se sei forte come la volontà superiore, caro mio Yaluganix, eh. nel senso, eh, ti ha comunque creato lei, quindi, mm, fly down, boy, cioè... Mm. Quindi tu dici che secondo te ietta e quindi vabbè la fiamma vuole semplicemente portare il mondo ad una situazione di stasi identica nel concetto, però poi nel pratico no, all'uno. Sì. All esatto. C'è niente. Non c'è niente. Ho bruciato non, tutto. Non è bruciato tutto, non c'è più il dolore, i pensieri, le emozioni, la vita, però intanto Quindi ormai non si torna indietro secondo te? No, no. No, è entropia, proprio perché proprio la volontà è, superiore e soprattutto. E poi sì, è come entropia, non puoi e allora le tre dita, cosa sono le tre dita secondo te? Sono dita originali, eh, cioè, o meglio, originariamente doppie, che impazziscono per via della fiamma, abbracciano questa, questo sentimento. Sì, secondo me è le tre dita... Um, a me piace troppo la, la, la combinazione 3 più 2, però comunque rimane il fatto che quelle tre dita non sono originarie della divinità Yaluganix, ma sono probabilmente dita che si sono avvicinate... Sbagliando il profeta alla fiamma del caos, e hanno detto: Ok, e infatti ti ricordo comunque questa arena è fantastica perché tu vedi proprio le dita che sono state trascinate nella prigione e si sono aggrappate alla porta fondendola. Eh. Merda, comunque è. Eh... Devastante sta roba detta così in un finale alternativo. Ma se la volontà superiore è soprattutto è tutto, scusami leggo un commento. È stata lei a volere tutto ciò e non gliene importa nulla di quello che facciamo. Allora, che senso ha il finale di ranni? Che cosa dovremmo ottenere così? Sarebbe solo un'altra illusione. Ah, aspetta, Beh, però non ho il finale la... di ranni strappa il controllo di questo mondo, sì, esatto. Lascia gli esseri umani superiore. liberi, esatto. Ma, ne, ma neanche tanto, cioè la volontà superiore. Uh... Ma comunque il con... cioè, non ha il controllo perché la divinità se ne va. Marica, vale a dire Ranni, se ne va. Non c'è più un profeta, non c'è più un demi ugeno claro. cioè, Non, sì, non, ma... non c'è più un ordine. E... Che segue, esatto. Il punto è che Cassian ti risponderei dicendoti che ha senso nella microscopia, e tu mi dirai: Ma nella macroscopia comanda sempre la volontà superiore? Beh, certo, ma, ma mai ci siamo avvicinati a poter mettere in discussione la forza e l'egemonia della volontà superiore. Come facciamo? Siamo a fine gioco. Più o meno forti. Come Marika. Quindi, comunque, siamo una caccola. Concordi? Concordo. Cioè, eh, mi piacerebbe tanto che Elden Ring, come boh, due capitoli trilogia, chi lo sa, ci portasse al. Godslaying finale. Che <ride> Però. Sigo. Non Però... lo so. eh. Sarebbe bello, a me piacciono le. L'unico modo: l'uomo a uccidere Dio, esatto, l unico l unico Dio, Dio è L'unico modo che hai per poter arrivare al god slaying vero e proprio è una sequenza di sequel che vanno a imploder nel potere, anche non tramite noi, ma insomma, mm. Mm. cioè lui la volontà superiore si un grade downgrade perché sì e sì. allora noi ne approfittiamo. Esattamente, è un po' come la prima fiamma che in Dark Souls 3 è un cerino, perché certo. altrimenti col cazzo. Certo. Le parolacce sì, sì, sì. sei turbato dalle parolacce nei nostri streaming? Allora, non no, 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 <ride> no, è che mi rendo conto di essere molto preso. <ride> ok, ok, ok. L'Albor okay. allora... mi sa che non lo fai con me. allora <ride> Parla con Yeti, vai vai, è ancora lì. Bella, casciata. Fuglia. Bella carica, va bene. Vado. Those who gave me... Questo lo diceva Kalei, prima. Questo dialogo lo diceva more fractures, il nichilista, dai. Oh mio dio, no, ietta, ietta. Stai tutta infiammeggiata No, ietta, stai attenta. Eh no, è, è già andata. Sigillo, acerto della fiamma della frenesia. Mi serve comunque un sigillo. Questo è un, un ennesimo modo per spiegarci che la fiamma non è sopra, non è alla pari uh -huh. della volontà superiore. Dov'è che lo trovavo? Oggetti chiave? Eh, no, è oh. un sigillo, è un, è un caster. Ah, è un caster. Pensavo fosse no, non, buona, è, mi... non è una rubrica preparatoria. No, 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 è proprio, un, sono è, proprio io. Un, è un talismano della frenesia. Allora, uh, dove, lo trovo, dove lo trovo? Dove lo trovo? Dove lo trovo? Ho saltato, ho saltato mille volte. Probabilmente. E lui è tra fortissimo, tra l'altro, è rotto. completamente. Sono, ah, ah, perché è un catalizzatore. Sì. Ci casti miracoli, sì, scusate, ero nella parte sbagliata. Ci casto, miracoli, miracoli dove li trovo qua. Ok, perfetto, ho trovato. Sigillo sacro amorfo donato alla Vergine, eh, dalla Vergine delle Tre Dita potenzia gli incantesimi della fiamma della frenesia. Questo sigillo è il marchio del signore della fiamma della frenesia. Potenza gli incantesimi in base alla combinazione di forza, destrezza, intelligenza e fede. Broken. Broken? <ride> Ci sta. Allora. Sì, scusate ragazzi, già durante la blind run l'inventario non lo sapevo gestire, figuriamoci adesso. Adesso. Mi ricordo niente. Dimmi quando sei alla grazia. Sto camminando con grande. Zelo. E sì, effettivamente si zela un po' qui con tutta sta neve. Mm. Ho zelato un po' anch'io. Ti <coughs> zela up. Il sito. Fantastico. Dove era la grazia? Chi se lo ricorda? In fondo al percorso. Ma sempre sopra ovviamente non sì, devo andare sì, giù. Sì. No, 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 no. Muoio se vado giù. Sì. Presa. ok la tocco poi siediti ascolta il suono della fiamma nuovo ascolta il suono della fiamma 3 2 1 si ora la vedi Melina Adesso sto bruciando io. Però in quanto lord non muoio probabilmente. Eh. Quanto sarebbe stata bella Melina come boss fight? Quanto, 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 quanto quanto. Figliissimo. No, <smallionale> <ride> purtroppo. Nulla di troppo complesso. Il fuoco il bruciarti nella fiamma incenerisce la capitale, no? Ti porta a fare una sola. Ah, giusto? Mi porta a fare una masola comunque perché certo. comunque l'albero è ancora vivo. In realtà perché dobbiamo, dobbiamo esatto, liberare la runa esatto. Vieni a me i fritti. Allora, allora, volumino a palla, eh? Volumino a palla, come no? Sono pronto. Sei pronto? Quando vuoi, dammi il via. libero la fiamma della frenesia. Tra 3, 2, 1. Con tanto dell'animazione esclusiva. Ho capito, ho capito cosa succede Mo' ci ammazza Melina Non l'abbiamo più vista Mo' ci ammazza Melina Non è una fight L'albero dilaniato con la fiamma che brucia il cielo. Elina non ci ammazza. Eccola. Ma... non è più bionda. Lord of frenzied flame. Simplify. I will seek you as far as you may travel to deliver you what is yours. Perché ha l'occhio viola? Perché ha l'occhio viola e parla di morte fatidica? È un problema. È un problema enorme. <ride> eh sì, eccoci. Ma non può essere la regina dall'occhio tetro? Sono d'accordo con te. È troppo giovane. Non può esserlo, però come può essere un, un eco di marica? probabilmente? È, è, esatto, è un eco, è un eco del... di quella figlia. È un eco, è un eco. Cioè, comunque ha assorbito l'eco della regina. Per forza. Per forza. Ecco. Tra l'altro, è proprio una minaccia di morte alla fine, quella che. Sì, ti sì, sì. sì. Anzi, di morte proprio permanente, fatidica. Eh sì. Non può essere lei, regà. Perché è troppo recente. Melina nasce verosimilmente. Sì da Marica e da Radagon, ma insomma possiamo dire da Marica, la regina dall'occhio tetro è la prima, uno dei primi figli, non sappiamo se è proprio la prima, che Marica con Godfrey, una delle prime traditrici di Marica e la prima degli empiri, vero? Sì. sì. O comunque era un un'empire. Esatto. Solo che non, cioè, non è carnalmente lei l'originale in nessun modo, non può essere. Non può esserlo, la morte non era presente nel mondo fino a poco fa e chi moriva tornava all'albero madre, Marika arriva dall'albero madre. Non ho capito l'appunto. Se così fosse in ogni finale Melina diventa... Eh no, infatti La, certo. la regina invece si brucia, non ha senso. No, no, infatti. Il punto è proprio che non ne è consapevole. Però quando lei non brucia la morte torna, mm -hmm. lei acquisisce l'occhio viola e diventa coi capelli neri. Quindi che cos'è? Per me è davvero un eco. Eh, Melina nei dati è Marika's daughter, ma non è davvero sua figlia. Si pensava che fosse appunto una sorta di... Eco progenie, di genia. Esatto. Sì, sì, sì. Di volontà ed è una volontà che lei comunque assorbe fino all'ultimo, bruciandosi come carburante per la fiamma della rovina. Quindi, non, non è che cioè, se lei decide di sacrificarsi e lo fa, e lo fa allora non, e no, ragazzi, non vi sì. faccio vedere il trailer di Bloodborne, deve essere nell'episodio zero. E, quello. Mm -hmm. Il sicillo si toglie. Si, sì, si, sì, sì, intendevo esatto. dire quello. Ranks Trailman. Semper. Sono confuso da questo finale. La regina dall'occhio tetro dovrebbe Normale. essere rivolta. È il più bello dei finali, sono d'accordo con la chat Sì, no, no, è... è questo è... è incredibile, In eh. questo è veramente molto bello, molto, molto bello, tanto, tanto, tanto. È profondamente estetico, è un wallpaper è art... creativo, artistico. Mm. Eh però è tosta, eh? è molto tosta. Perché... Mm. Melina ha il corpo bruciato fin dall'inizio. Potrebbe essere una figlia reale di Marica indimenticata. Sì. Da alcuni si chiama Melina, Malenia, Michela Sembrerebbe Radagon, uh, Marica Staff. Eh sì, Marica Radagon Staff, esatto. Però boh. Cioè, alla fine qui si rimane comunque a un limite speculativo. C'è un limite. Secondo te sta roba verrà ripresa nel DLC? Questa. Per forza. Secondo me specificamente no. Però no. qualcosina sulla, sulla regina ci sarà. Sì. Eh No, no. Intendevo quello. Sì, intendevo sì, sì, indagare me sì. Sì, me un sì. po' sull'identità della regina. Eh, sta roba sì. adesso. Anche essere. perché se comunque indaghiamo su uh, Michela. Sì, sì. Necessariamente indaghiamo su tutta la famiglia Rada con Marica, Quindi anche Melina. Quindi potrebbe essere per proprietà transitiva sì. la regina all'occhio tetro. Bene, si conclude così il nostro Già. percorso su Elden Ring, dopo un anno e mezzo. Cavolo. E il DLC direi... Eh sì, no, il DLC è lontano. Un annetto. Sì. Un po' meno. Un po' meno, un po' meno. Forse un po' meno. Si conclude per ora, esatto, per ora. Per ora si conclude e... Sì, direi il badge. Sì, 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 ragazzi. Sì. Allora. Te l'hanno dato finalmente sto badge? No. No, no, no. È assurdo. Ma, ma io... Gli faccio causa, questi signori. È Quindi, assurdo, è un peccato. Però eccoci, questo è stato bellissimo. Dobbiamo adesso finire... Pokémon bianco e nero, ma non lo finiremo prima, ho fatto, ho fatto intanto il begging. Um, dobbiamo finire Pokémon bianco e Pokémon nero, però lo faremo dopo le vacanze necessariamente. Sì. Poi la mini parentesi, uh, probabilmente Genocide, per non sì. rimanere <ride> troppo diciamo, esatto. fermi sì. per troppo tempo. Poi ti fai la tua settimana in Giappone? Giusto, yes. sono sette giorni? Eh, sì e poi it's Bloodborne time it's Bloodborne time è fatta ci siamo ci molto siamo. bene maestro grazie mille di questo splendido viaggio nel mondo dei souls che, che sta per avrà terminare momentaneamente esatto con sì. Bloodborne lo avrà lo avrà lo avrà che sai che io non lo consideriamo un, un no, souls no, esatto. Bloodborne ho sentito Se dire vuoi. che comunque souls born assolutamente è assolutamente scappo a prendere i vestiti sperando di non essere nudo per sempre <ride> a presto allora grazie mille maestro e chi raidiamo? ah ottimo ottima domanda vediamo un po' raidiamo Terenas dai ci sto dai bella a presto maestro buona serata buon riposo se si riposa o buona live se ne fa una dopo perfetto anche te a ciao ciao non potete chiedere Bloodborne. Le serie vanno fatte per bene. Per bene. Quindi, nell'episodio zero di Bloodborne, vedrà tutto un certo percorso di trailer e teasering. È sbagliatissimo. È totalmente perverso. Fa rivedere qualcosa per poi farlo andare in vacanza, in estate, in viaggio. No, ma dimentica tutto. Si perde ogni energia, si perde ogni interesse, si perde ogni nucleo e concentrazione. No, 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 no. Dobbiamo fare le cose per bene, ragazzi bisogna far le cose per bene. Io ho fatto la genocide, io la conosco, lo seguirò nel farla. E quindi Eccoci. Quindi ci siamo. Ormai il progetto è finito. Bloodborne con le oltre 400 pagine del contenuto di approfondimento per la serie, 400, comprate a contare fino a 400 pagine, ci siamo, è pronto, è pronto, 400, e passa eh, sta continuando, sta continuando. Ah, sono contento che nel New Game Plus c'è stata una chicca a ogni episodio, quello sì, sono contento, c'è stata fino alla fine preparatevi a cose forti stanno per arrivare domani c'è la live con pregianza in persona in, fisicamente qui su Armored Core quindi a presto ragazzi Semper Fi e alla prossima vi mando da Terence. e ci vediamo stasera alle 21.30 per Genshin Impact che mi intriga vedere nel secondario come si comporta alla prossima ragazzi grazie di aver seguito scusate la scarsezza è stata una Giornata particolare. A presto. Bye.